Ancora accade in questo paese che ci siano condanne a morte per un non reato secondo i principi fondamentali, i diritti umani internazionalmente riconosciuti, cioè la pena di morte per apostasia, cioè per aver insultato la religione islamica. È come se in Italia venissimo perseguiti o condannati o addirittura appunto giustiziati per bestemmia. Chi è Raif Bedawi? È un blogger che nel 2008 ha fondato un sito che si chiama Free Saudi Liberals, è un sito di informazione ma soprattutto un sito che si ispira ai principi fondamentali, liberali, democratici. Ma cosa ha scritto nello specifico contro l'Islam? Lui non ha scritto nulla contro l'Islam, ha scritto qualche cosa contro forse la famiglia reale, di cambiare le riforme. Cambiare le riforme, solo quello. C'è stata la presa di posizione da parte di alcuni stati europei che hanno condannato il comportamento dell'Arabia Saudita nei confronti di questo blogger giornalista? Purtroppo non sufficientemente, non dichiaratamente. Non dimentichiamo che l'Arabia Saudita è il paese, uno dei paesi più ricchi al mondo, per cui tutti i contratti continuano, però non ci raccontano quante esecuzioni di pena di morte vengono effettuate lì, quale livello di libertà. Ci sono soprattutto interessi economici, per cui i paesi europei in questo momento di crisi economica chiudono gli occhi e firmano i contratti.